Buongiorno Makers, mi dispiace ma purtroppo oggi niente video. Adesso vi spiego perché. Avevo registrato un video circa 3 mesi fa, bel video anche come contenuto, ma quando l'ho editato ho detto: zio Billy, non mi piace. E se un video non mi piace, so che non piacerà neanche a voi, e quindi ho detto amen, non lo pubblico. Il progetto era questo, tra l'altro, scusate, ci sono ancora i resti di ieri sera. Chi è che ha lasciato lo spritz? Perché abbiamo festeggiato, visto che è venuto per la prima volta il collaboratore nuovo qui nel capannone. Abbiamo festeggiato, ma qualcuno non ha festeggiato. Ragazzi, sacrilegio, sacrilegio. Non ero da solo ieri, ma non lo ero nemmeno quando ho realizzato quel progetto. Beltra? Dai, Matri, dai, dai, dobbiamo fare qua, dai, dai. Beltra, ma che ci fai qua? Matri, voglio provare sta CNC, dai, voglio provare sta CNC. D'accordo, allora guarda, metto giù lo zaino e poi ci mettiamo all'opera. Dai, veloce. Ciao a tutti i makers e bentornati anche questo sabato al Matri Lab. Quest'oggi, come vedete, non sono solo e c'è Beltra. Quindi Beltra vuole manovrare un po' la CNC e io ho bisogno di realizzare un banco da lavoro. E voi mi direte, un altro banco da lavoro? Cioè, YouTube è pieno di banchi da lavoro. Sì, ma in questo banco da lavoro andremo in realtà ad analizzare e a scoprire i digital joint. I digital joint, tanta roba ragazzi, tanta roba. Beltra era gasatissimo e anch'io, perché il progetto mi serviva, come vedete, ma soprattutto la tecnica utilizzata non si era mai vista, almeno non nel mio canale. Bene Beltra, dividiamoci i compiti. A te il compito della CNC, okay. Attrezzaggio della macchina, okay. Preparazione del programma, okay. Eccetera eccetera. Io invece vi spiegherò come ho in mente di realizzare la parte strutturale di questo banco e poi vado a tagliare i pezzi. Per questo progetto utilizzo queste semplicissime assi in abete, quindi materiale low cost, 4 metri, forse anche qualcosa di più, perfette quindi per fare un bel banco da lavoro lungo. Ma Matri, ma il piano di lavoro lo utilizziamo tutto o posso usarne solo metà? No, no, possiamo usare anche metà piano, non c'è problema. Ok. E io intanto porto di là qualche asse. Ok, ma alcuni di voi si chiederanno: cosa sono questi digital joint? E io ve l'avevo anche spiegato. Tra l'altro, avete visto che abbiamo il portone nuovo? Comunque sia, digital joint, cosa sono? Ve lo faccio vedere più da vicino. Beh, questo è un digital joint. Un incastro con forma particolare disegnata digitalmente, progettato in modo tale da unirsi senza quasi la necessità di un incollaggio. Ce ne sono una infinità di digital joint. Tra l'altro io in rete ho trovato un file pieno zeppo di digital joint, sia come immagini ma anche come file di XF, quindi ideali per essere caricati poi su Fusion 360 o su software di programmazione per la CNC o per la stampante 3D, perché no? Tra l'altro ragazzi, guardate che mi sono comprato. Questo succede quando guardo il mio canale Telegram, pubblico le offerte che trovo online e poi qualcuna mi interessa, quindi adesso lo dovrò appendere. Datemi voi un consiglio se metterlo qui al centro oppure su una parete. Tra l'altro, nel mio canale Telegram voglio pubblicare solo offerte verificate per farvi risparmiare e non farvi spendere. Ma se oggi vi dicessi che vi faccio anche guadagnare? Esatto ragazzi, e con un modo semplice e gratuito, grazie allo sponsor di questo video. Come sapete, collaborazioni ne prendo poche, ma quelle poche sono pensate per voi. Sto parlando di Letyshop. Letyshop è un servizio di cashback che ti permette di ricevere indietro una percentuale dei soldi che spendi nei tuoi acquisti online, ma soldi veri, non buoni sconto, buoni spesa o robe simili. Su quali siti? Beh, ad esempio quelli dove acquistate la maggior parte dei prodotti dedicati alla vostra passione, come ad esempio AliExpress, Banggood, Gearbest. Pensate se acquistate la vostra stampante 3D da questi siti con lo sconto che vi trovate nel mio canale Telegram e in più poi
riuscite ad avere un cashback del 4, 5, 6%, tecnicamente sul 6 su questi siti. I negozi però sono davvero tantissimi anche su altri settori, e per citarne alcuni vi dico Media World, Unieuro, Decathlon, Carrefour, Lego e tantissimi altri. Trovate la lista completa nel loro sito, dove potrete anche registrarvi gratuitamente e cominciare ad utilizzare subito Letyshop tramite la loro app, tramite l'estensione del browser, questa è una chicca ragazzi, o direttamente nel loro sito. Ti lascio in descrizione il link dove puoi vedere la lista dei negozi con la relativa percentuale di cashback e dove potrai scaricare l'app oppure installare l'estensione del browser come ho fatto io, che oltre a segnalarti qual è il sito in cui ti trovi che magari ha il cashback, quindi sei all'interno del sito di Media World, ti dice guarda che qui c'è il cashback, ti dice anche l'andamento dei prezzi dei prodotti e qui ti accorgi se l'offerta è reale oppure no. Fantastico. Ragazzi, link in descrizione. Ma torniamo ai digital joint. Come questo, come ho detto prima, sono un sistema di incastro tecnicamente digitale, cioè realizzato con CNC, ad esempio, con una forma particolare che dà sia robustezza all'incastro, ma anche particolarità. Vi faccio un esempio. Qui io ho fatto un semplice incastro, tra l'altro non si nota neanche tanto perché la tonalità del legno è la stessa. Ma guardate queste immagini tratte da un video di un altro youtuber che ha utilizzato due legni differenti. E notate che le forme o disegni creati dall'unione sono particolarissimi. Pensate se l'unione fosse stata realizzata con delle lettere, gli incastri come lettere. Poteva benissimo esserci una scritta, e rende l'oggetto ancor più particolare e unico. Favoloso. Comunque sia, io e Beltra siamo partiti dalle gambe. Sapevamo che erano tutte uguali e avevano l'incastro maschio. Quindi abbiamo preparato la CNC per bloccare i pezzi in modo sicuro, ma allo stesso tempo veloce. Abbiamo installato la fresa e siamo partiti a fresare tutte le gambe. Sistema di fissaggio pronto. Programma pronto, anzi dovremmo spostare il monitor perché sì, dobbiamo usare gli assi lunghi. Vabbè, dopo, prima di iniziare la lavorazione, spostiamo il monitor e ci appoggiamo per bene. Ok. Ok, io taglio le assi, ma dammi una mano perché questa qua avrà 5 metri e quindi per accorciarle un attimo ho bisogno di qualcuno che me le tenga. Ok. Oh, Matlin, carico il pezzo nella macchina mentre ti spiego come ho preparato la macchina. Ho preparato il file seguendo il corso CNC Revolution, che è fantastico oltretutto e lo consiglio a tutti quanti. Dopo aver preparato il file ho fatto i sistemi di fissaggio per il pezzo. Ne ho messi due laterali, anzi ne ho messi quattro per sicurezza qua, e uno frontale in modo che la fresa non vada mai a toccarlo, ed appoggio per essere sempre nel punto preciso. Ovviamente sotto l'asse da lavorare ho messo un pezzettino di pannello martire in modo da non rovinare il piano appunto della CNC. Perfetto. Noi adesso carichiamo tutti i pezzi verticali delle gambe. Ok. E facciamo la fresata maschio. Matley, ma che fresa è questa? Spettacolo. È uno spettacolo, cioè. Burro. Ragazzi. Ha tagliato come il burro. Ma credo più tenero, cioè indescrivibile, indescrivibile. Allora, spostiamo, partiamo col prossimo. Vai. Tanta roba. Tanta roba. Successivamente abbiamo realizzato la stessa lavorazione che abbiamo fatto nelle gambe anche su questi pezzi qui, perché poi si incastravano alle gambe. Quindi sempre la stessa lavorazione del file dell'incastro maschio, e abbiamo quindi preparato anche queste tavole. Ovviamente abbiamo calcolato a priori quanto dovevano essere lunghi questi pezzi, ma è stato molto semplice.
Preparati tutti i pezzi con la lavorazione maschio, abbiamo caricato il file della lavorazione femmina per poi lavorare questa tavola e l'incastro sulle gambe dove poi andavano applicati questi supporti. Matri sono finiti. Quindi parte dai. Maschio finita. Maschio finito. Ora traspalle, perché purtroppo il banco che ho è quello che è. Posto la CNC per far infilare quello lungo da 3 metri. Esatto. Dai, bisogna girare tutto. Dai. Matri, io sono a posto, sono pronto, siamo pronti. Partiamo? Avanti. Start! E anche qui, ragazzi, che fresatura, sembrava di tagliare il burro con questa fresa ed è stato anche veloce, perché quando ho visto che la fresa ci stava dietro io ho accelerato e in poche parole in poco tempo abbiamo preparato i due frame, frontale e posteriore. Però c'era un grande problema. Avevamo appena completato i frame frontali e posteriori per fare questo incastro, ma come potevamo fare questo? Avendo il frame unito in questo modo, dovevamo replicare l'incastro così, solo che così non potevo farlo. Posso abbassare il piano di lavoro, però comunque le parti esterne della CNC, quelle che mantengono la struttura, mi impedivano di posizionare qualsiasi pezzo, anche la stessa gamba, e quindi fortunatamente la Stepcraft ha una feature in più che mi ha permesso di risolvere questo problema. Sto parlando di questa in particolare, che è una base per poter ancorare i pezzi in verticale, e quindi ho potuto realizzare un altro digital joint. Vi dico la verità, volevo farci il logo di Matley, poi ho detto è un banco da lavoro, ma chi se ne frega. Alla fine Beltra se n'è andato e non ritorna più. Il banco da lavoro l'ho finito io. Mi sono finito il banco, ovviamente facendo le unioni per tutti i supporti che collegavano il frame frontale da quello posteriore, e poi ci ho avvitato questo piano di lavoro. Bene, mentre si asciuga la colla vado a prendere il piano, così potrei già poter dire di aver finito. Vi devo far vedere uno spoiler sul video del banco Sega. C'è una funzione che non l'avevo mai vista in un banco così. Qui, se provo a tagliarlo, vado in collisione con questo. Attenzione. Avanti la lama. Cioè, è venuta avanti la lama, ragazzi. Ok, basta entusiasmo. Uscirà anche il video di quel banco Sega tra un po'. Le sto provando, sto appuntando tutte le caratteristiche e le chicche, come questa che vi ho spoilerato. Quanto pesa la telecamera?
Molto, molto semplice, ma ragazzi, più che robusto. Bene makers, questo era il video, purtroppo non è uscito come volevo, ma sono comunque riuscito a portare a casa un lavoro che mi serviva, cioè un banco da lavoro dove... Ma chi è sta roba? Francesco, ciao, tutta la parte nuova della stampante 3D. Ma se non ti dobbiamo liberare tutto e costruire...